È stato siglato questa mattina nell'aula Pessina della Federico II il protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università sul regionalismo differenziato. Si avvia in sostanza una collaborazione tra l'Osservatorio Nazionale sul tema istituito dal Dipartimento diretto da Sandro Staiano e l'amministrazione guidata dal Sindaco Luigi De Magistris, che potrà avvalersi gratuitamente di dati, documentazione e indicazioni utili allo svolgimento delle attività di studio e di analisi. Questo osservatorio entra in contatto con il Comune di Napoli e attraverso il protocollo che abbiamo sottoscritto opera come in chiave consultiva, in funzione consultiva nei confronti del Comune, ogni volta in cui il Comune di Napoli sarà chiamato a partecipare a questo processo di messa in opera del regionalismo differenziato. Noi saremo a supporto del Comune con le nostre conoscenze tecniche, con la nostra capacità di elaborazione, quando il Comune sarà presente in queste sedi a portare la posizione della città di Napoli in questo processo, per evitare che si produca una sorta di nuovo centralismo regionale che sacrificherebbe le autonomie subregionali, in particolare le città. Molto importante quest'atto, atto che segue una serie di incontri, di ragionamenti, di riflessioni, di azioni, quindi tra il Comune di Napoli e il Dipartimento Giurisprudenza della Federico II, che ha costituito quest'estate un osservatorio di alto livello scientifico del quale ne avrà fruizione il Comune metterà a disposizione tutti i suoi dati per un'analisi scientifica ancora più adeguata, i dati che abbiamo sul welfare, sull'istruzione, sulla sanità, su tutti i campi, ma soprattutto Napoli vuole essere protagonista da un punto di vista scientifico, culturale, istituzionale e politico, con la P maiuscola, di un dibattito che non può essere lasciato alla contingenza del momento, perché qua discutiamo della pelle viva degli italiani, nel distribuire competenze e ruoli tra Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni. A me il regionalismo differenziato non piace per nulla, lo trovo pericoloso. Trovo pericoloso anche che la fotocopia cerca di inseguire l'originale. Basta vedere il dibattito sull'Emilia-Romagna, le posizioni tra Zaia e Bonaccini sono molto simili. Noi siamo per dare forza ai comuni, piccoli e grandi, ovviamente con misure e modalità diverse, perché una cosa è Milano, altra cosa è Messina, una cosa è Napoli, altra cosa è Orvieto, è ben chiaro. Su questo stiamo molto lavorando anche con altri sindaci, perché credo che l'Italia riparte veramente con maggiore perequazione, giustizia e uguaglianza se dà forza alle città. Le città dove ci sono i bisogni, dove la qualità della vita deve migliorare, i servizi non sono adeguati e dove i comuni sono soffocati troppo da vincoli normativi e finanziari. Quindi la vera battaglia, se uno vuole l'autonomia, è darla ai territori, perché i territori sono rappresentati dai sindaci che sono eletti direttamente dal popolo e quindi si dà più forza proprio ai cittadini. Quindi anche più democrazia, più partecipazione, e su questo quindi noi vogliamo lanciare la sfida che siamo contro ogni forma di centralismo, centralismo romano, come direbbero quelli della Lega che solo a parole si dicono per l'autonomia ma sono solo per l'egoismo, la separazione, pur essendo stati nel sistema centralistico per tanti anni al governo, e siamo contro il regionalismo differenziato, perché non ci piace. Anche questa discussione di questi giorni sugli emendamenti alla manovra di bilancio fa vedere che con i LEP, cioè i livelli essenziali per le prestazioni, continua a esserci una discriminazione e una disuguaglianza. Quindi noi abbiamo, per far comprendere poi al cittadino che ascolta queste parole, significa che sulla sanità noi avremo ancora più fughe di pazienti verso nord, a cui si aggiungeranno le fughe dei medici che andranno a lavorare al nord perché avranno condizioni molto migliori. Non parliamo poi delle università, dove se uno va in Calabria, fate un sondaggio, vedete quanti ragazzi rimangono a studiare all'università in Calabria, ormai vanno quasi tutti a Milano. Quindi questo è un paese che rischia in questo modo di separarsi e di rompersi definitivamente. Noi invece, attraverso il rafforzamento delle autonomie delle città, vogliamo creare un'Italia più coesa, più unita, che valorizza veramente tutte le differenze. Quindi il Sud la vuole l'autonomia, io come sindaco di Napoli sono molto molto su posizioni di vera autonomia.
C'era fotocopie che inseguono l'originale, c'era anche un riferimento alla Campania, nel senso lei sa che il presidente De Luca da diversi mesi insomma, cerca di sedersi a questo tavolo con Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e lancia una sua sfida diciamo, per il regionalismo. C'era anche un riferimento. Quando parlavo per la verità di fotocopie che inseguono l'originale mi riferivo al dibattito che sta condizionando molto la discussione nazionale, quella dell'Emilia Romagna, dove è evidente che anche un po' le sorti del governo sono appese a questa competizione regionale e quindi è evidente che si stanno giocando tutte le cartucce, però è un po' sintomatico e per vincere devi inseguire la Lega, che vuol dire che allora la Lega si è radicata veramente tanto in quei territori, ma in genere i cittadini quando vuoi inseguire l'originale preferiscono l'originale alla fotocopia. Poi è chiaro che De Luca come altri si sono andati, invece di contrastare questa forma di regionalismo, si sono andati a sedere al tavolo per vedere quanto era grande la torta che poteva interessare i presidenti delle regioni. Io sono assolutamente contrario all'assetto di come oggi sono le regioni. Le regioni non hanno raggiunto il loro obiettivo, hanno perso quella funzione di enti di programmazione, assumono sempre atteggiamenti tesi a diventare enti di gestione, vogliono sempre di più gestire la spesa pubblica in un certo modo, non liberano risorse, ci sono lentezze spaventose, c'è poca democrazia, un luogo in cui la casta politica si avverte più che sicuramente sulle altre enti locali di prossimità, quindi io credo che va rivisto molto il sistema delle regioni. Non so se questa legislatura avrà il tempo, la voglia e anche la capacità di affrontare un tema così istituzionalmente alto che deve, come dire, si deve fare a prescindere dalle contingenze. Invece quello che vedo è che anche un dibattito così alto non inizia proprio una discussione perché si è presi dal fatto inseguiamo Zaia, perché se non inseguiamo Zaia perdiamo, allora si deve fare fretta a approvare la legge quadro e la legge quadro a gennaio è già troppo tardi, quindi anche correndo non ce la fanno e devono inserire quindi i LEP e il regionalismo differenziato in un emendamento della manovra di bilancio. Cioè, pensate un po', una modifica ordinamentale istituzionale, finanche costituzionale come questa la inserisci con un emendamento nella manovra di bilancio, quindi è tutto drogato dalla contingenza politica del momento e così chi ne paga le conseguenze sono i cittadini.